Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andronic 91 su Inazuma Eleven 2 Tempesta di Fuoco. Siamo nella seconda parte dell'ottavo capitolo e dobbiamo andare in città per l'allenamento in spiaggia. Ok, ma prima ricarichiamoci perché non mi sono... Ah, sono carico già. Ok, allora va bene così. Potrebbe esserci qualcos'altro sulla spiaggia, ma non importa, non ha importanza. Andiamo a Okinawa in città per allenamento in spiaggia. E quindi facciamo una cosa piuttosto veloce, perché in questo capitolo, oltre a tornare Axe e Blaze, c'è anche la partita contro la Epsilon. Hihi! Basta. Già che è diventato bello tosto, eh? Stento a credere che sia la stessa persona che è corsa a nascondersi in un armadio quando abbiamo affrontato la Royal. Reminiscenze di Inazuma Eleven. Hihi! Dimmi già che cosa ti farà correre più veloce. Lumaca, aiuto! Perché non Lumaca ti fa paura? Hai non starmi addosso, Jack, è solo un giocattolo. Chi vende Lumaca il giocattolo? Pare che non sia cambiato poi tanto dopo tutto. Ehi, dov'è Mark? Ancora una volta, Darren! Sono pronto! Non mollano, eh? Certo che Mark sembra riporre molta fiducia in Darren. Addirittura ha detto che ha potenziale per diventare meglio di lui. Credo che sia sinceramente felice per Darren. Ma è stato comunque triste sentirglielo dire. Perché? Mark continua ad esercitarsi nella tecnica mano insuperabile ogni sera. Si sta sforzando al massimo, ma non è ancora riuscito ad avere successo. Deve essere molto frustrante per lui. Sì, lo so. Te ne sei accorta anche tu, Nelly? Beh, controllare le condizioni dei giocatori è una delle responsabilità di una manager. I ragazzi sembrano sempre voler risolvere i problemi per conto loro. Non penso di poterli aiutare su cose che riguardano il calcio. Mark ha sempre superato tutte le difficoltà che gli si sono parate davanti. Possiamo solo cercare di non perderlo d'occhio. Ma è frustrante non essere in grado di fare nulla. Vorrei che Axel fosse qui. Ehi, voi tre! Potreste darmi una mano e ripreparare la cena? Oh, sì, certo, signor veteran. Ebbene, fate le brave donne di casa. Povero Mark. Era una battuta, dai. Non prendetemela. Sono pronto! Mano insuperabile! Ah, ancora nulla. Non sono abbastanza forte. Non preoccuparti, Darren, presto ce la farai. Ma non ho nemmeno perfezionato la mano del colosso. Pensi che riuscirei a passare direttamente alla mano insuperabile? Ma certo, sei già riuscito a eseguire la mano insuperabile una volta. E ora sei molto più forte di quanto non fossi allora. Continua ad allenarti. Hai ragione, Mark, continuiamo. Comunque, anche io devo ancora imparare il pugno di giustizia. Sono sicuro di seguire alla lettera le istruzioni del quaderno segreto. Non capisco dove sbaglio. Non saprei, non mi sembra di aver notato niente di sbagliato nella tua esecuzione. Darren, potresti venire ad aiutarci, per favore? Oh, certo. Beh, Mark, sembra che io debba andare. Mi chiedo cosa significassero le parole alla fine del quaderno. Le mega tecniche non sono mai perfezionate. Ehi, amico, seguimi, ti faccio vedere una cosa. Che cosa? Ciao, Harley. Chissà cosa vuole farci vedere. Ah, il mare. Mark ha la torre, lui ha il mare. Wow, che posto fantastico! Il mare è bellissimo da quassù. Senza dubbio, è il mio posto preferito. Da qui riesco a sentire l'oceano che mi parla. L'oceano ti parla? Sì, dice di aver paura di quello strano vortice. Io amo questo mare, fratello. Farei qualunque cosa pur di proteggerlo. Ha fatto la rima. Perché mi hai portato qui, Harley? Ah, oh, beh, sai a che mi sembravi un po' giù di morale. Eh? Quando mi sento giù, io vengo qui. Guardando l'oceano i miei problemi sembrano così insignificanti e riesco a vedere ogni cosa da una prospettiva diversa. Capisco, quindi questo posto è per te un po' come la torre di Inazuma per me. Credo di sì. Comunque quello che volevo dire è che deprimersi non serve a niente. Mio padre mi dice continuamente, c'è sempre un'altra onda. Un'altra onda? È suo modo di dire che le cose andranno meglio. Se vive una volta sola, fratello, deprimersi è solo una perdita di tempo. Ci sono così tante cose diverse da provare. C'è sempre un'altra onda. Mi piace. Ehi, Harley, puoi venire un momento? Con piacere, amico. Allora ci vediamo domani a scuola, Mark. Va bene, grazie. A scuola?
tante cose da provare, eh? È quello che mi diceva anche l'allenatore della Cloister. Vuoi esplorare altre possibilità nell'ambito del calcio? Potresti considerare l'idea di assumere un altro ruolo nella squadra. Jack, Darren e gli altri migliorano a vista d'occhio. Io continuo ad allenarmi duramente, ma non ho ancora imparato il pugno di giustizia. Non mi sarà facile proteggere la porta della Raymond di questo passo. Cosa devo fare, nonno? Che? Ui. Cosa? Questo tiro, questa sensazione, che sia... Axel? Axel, sei qui? Stai guardando la nostra ultima partita, vero? Siamo migliorati, non trovi? Torna a giocare con noi, Axel! Magari è stata la mia immaginazione. Beh, è stata una lunga giornata, forse è ora di tornare sull'autobus. Ma allora chi ha tirato questa palla? Sì, è la cosa che ti viene in mente dopo tutto quanto quel discorso, vero? Penso parliamo con Silvio. È finito l'allenamento per oggi, sì? Sarai esausto, forza, andiamo, la cena è pronta. Yeah, si mangia! Sean. Ehi, Sean. Questo Axel. L'hanno definito l'attaccante perfetto, non è vero? Sì, l'hanno chiamato così. Mi chiedo se sia meglio di me. Forse non avranno più bisogno di noi una volta che sarà tornato. Non ho bisogno del tuo aiuto, neanche se dovessi competere con lui per la posizione di attaccante. Parole grosse per uno come te. Non ricordi quello che ha detto papà? Voi due sareste la squadra perfetta se riusciste a giocare insieme. Papà. Ehi, Sean, hai visto la mia tripletta? Sì, oggi abbiamo vinto solo grazie a te, Aiden. Sapete, voi due sareste la squadra perfetta se riusciste a giocare insieme. Perfetta. Ma dobbiamo giocare insieme. Alleniamoci, impariamo a giocare insieme e così saremo perfetti. Sì, diventeremo i giocatori più forti del mondo, Sean. Sì. I più forti del mondo? È una bella sfida. Buona fortuna, bambini. Ce la faremo. E invece... Cos'è questo rumore? Basta non ricordarmelo. Sean, tutto ok? Sì, sto bene, non preoccuparti. Sicuro? Beh, se è così... Pensaci, Sean. Ti senti meglio oggi, Sean? Sì, ora sto bene. Mi dispiace di averti fatto preoccupare. Beh, in effetti è un aspetto molto migliore. Che sollievo. Va bene, andiamo alla Maritimes. Forse oggi riusciremo a scoprire qualcosa su Axel. Pronti, pronti, pronti. Amico, eccoti qui, ti stiamo aspettando. Lina, anche oggi il suo look è folgorante. E questo è il ragazzo che è stato salvato da quel giocatore che calcia un pallone infuocato? Sì, certo, è lui. Forza, Gaston, riferisci all'allenatrice cosa è accaduto. Ma allenatore, gliel'ho già ripetuto mille volte. Il tizio che mi ha salvato conosceva delle tecniche di fuoco, ne sono certo. Ma non sono riuscito a vederlo bene in faccia. Su via, Lina, quello sguardo accidente non rende giustizia alla sua bellezza. Oh, non abbiamo modo di sapere se questo giocatore sia Axel o meno. Hai visto dove è andato dopo averti salvato? Mi piacerebbe dare un'occhiata di persona. Non saperei, forse verso il faro? Interessante ora. Ehi, dove scappa quella? Un momento, è andato verso il faro? O forse era la direzione opposta? Ma insomma, amico, da che parte? Non abbiamo nessun indizio, ma dove sei, Axel? Quella ragazzina, Dora, nasconde qualcosa. Cosa glielo fa pensare, allenatrice? Era molto nervosa quando l'abbiamo chiesto di quel giocatore ieri. E ora è scomparsa, proprio mentre parlavamo di lui. Credo che sappia dove si trova Axel. Davvero? Lei crede? Ma davvero non lo direbbe proprio a nessuno? Non si confiderebbe nemmeno con Harley? Beh, non lo so. Barabum, barabum, barabum. Ehi, Harley, tu sei amico di Dora. Perché non le vai a parlare allora? Dora, allora? Certo, vado subito. Andiamo con loro, Mark. Sempre di corsa, ragazzi. Allenatrice?
Sono ancora convinto di aver preso la decisione giusta, escludendo Axel dalla squadra. Ma forse avrei dovuto seguire il tuo consiglio e dargli la possibilità di dire la sua. In tal caso, una volta che l'avremmo trovato, avrete entrambi modo di spiegare le vostre ragioni. Axel capirà, ne sono sicuro. Sì, ha ragione. Sembra che Dora si sia diretta verso la città, cerchiamo di raggiungerla. Ah, sto tizio, Seki. Ehi, ti ho già visto da qualche parte. Ok, indossi le occhi da forte, ti piacciono gli occhi da sole, davvero? Tu sai che te ne intendi, fratello. Eccolo qua, questo ragazzi è un easter egg in Inazuma Eleven stesso, cioè lui è un easter egg. È una cosa assurda ed è fortissimo, davvero. Compare nel film, in tutti i videogiochi. Non so però, in Go forse non compare. Oh, scusami. Da questa parte, presto. Eh? Cos'è questo? Deve averlo fatto cadere quel ragazzo. Beh, se ora non si capisce che è Axel. Ehi, Sean, muoviti! Arrivo, Mark! Sta succedendo qualcosa di sospetto qui. Quel tizio sembrava... Ma neanche l'hai visto in faccia. Come fai a dire che ti sembra? Trovato qualcosa, Jack? No, ma qui non c'è nessuno. No. Ancora ingozzarti, Wallside? Cos'è che stai mangiando adesso? Sto solo provando un po' di spuntini locali, sono molto invitanti. Avrei giurato che si stesse dirigendo in città. Continuiamo a cercare meglio qui intorno, Mark. Continua a cercare Dora di Light. Ah, forse Harley l'ha vista. Vediamo un po', chiediamo a lui. Oh, ciao ragazzi. Forza Harley, faccela vedere, faccela vedere. Calma amico, va bene, eccola qui, la spilla d'oro di Harley. Wow, come luccica! Allora ascoltatemi, il primo che trova d'oro avrà questa spilla. Conoscete le regole, 3 spille d'oro e ne potreste avere una di platino. Io sono una spilla d'argento, diamoci da fare! Io non ho ancora neanche una. Lascia fare a me Harley, troverò d'oro, promesso! Benissimo, ora andate, ma non mettetevi in pericolo, mi raccomando. Ehi, hai fatto quelle spille con delle conchiglie? Quindi oltre che con i piedi sembrava anche con le mani. Beh, sì. Baraboom, baraboom, baraboom. Scusate, possiamo cambiare discorso? Avete forse visto Dora lungo il percorso? Quei ragazzini mi hanno detto che vedono Dora su questa spiaggia abbastanza spesso. In effetti è l'ora di nascondere qualcosa ultimamente. Un giocatore che calcia palloni infuocati, quel vortice inquietante... Guarda che cose strane in questi giorni. Mi sta stressando, amico. Harley, l'ho trovato, l'ho trovato, ho trovato Dora. Wow, ci avete messo poco, ben fatto. Il guardiano del faro ha detto che l'ha vista. Stava entrando nel faro assieme a un ragazzo con un cappuccio. Un ragazzino con un cappuccio, chi potrebbe essere? Ti viene in mente nessuno, Cadence? Baraboom, baraboom, baraboom. Non ho mai visto un figuro incappucciato, spero non si tratti di un malintenzionato. Beh, guardiano del faro ci ha parlato di un tizio che vive nel faro e indossa sempre un cappuccio. Dora è andata a trovarlo spesso ultimamente. Ehi, Dora non sarà mica... Pensi che Dora sia stata rapita da quel tizio con il cappuccio? Rapita? Sì, fratello, deve essere andata così, le dico sempre che si fida troppo delle persone. L'altro giorno ha messo del sale nel caffè a letto solo perché qualche burlone le aveva detto che era zucchero. Beh, ragazzi, non è che... È facile riconoscere lo zucchero dal sale. Tu lo vedi e dici, sì, va bene, si può riconoscere, ma... Se uno ti dice questo è zucchero, cosa facciamo qui in palati? Vieni, Cadence, dobbiamo andare al faro. Andiamo al faro, allora. Fermo, Harley, aspetta un momento, chi mi ha parlato di rapimento? Oh, è sparito. Eccoci qua. Avanti. Dora, Dora, sei lì dentro, di qualcosa. Harley? Dora, ti ho trovata, sei intrappolata? Baraboom, baraboom, baraboom. È inutile insistere, Harley, lascia stare, la porta è chiusa, non si può entrare. Mark, guarda, era per terra laggiù. Wow. Ma quello è un pallone nero. L'Anis è arrivata fino a Okinawa. Guarda meglio, non è un pallone nero. È solo un normale pallone un po' bruciacchiato. Wow, hai ragione. È proprio abbrustolito. Un momento, ho visto palloni simili prima d'ora. Mark, non pensi che... Sì, è stato Axel, il suo tornado di fuoco. Quindi se abbiamo trovato questo pallone...
Il tizio con il cappuccio deve essere Axel. Il ragazzo con il cappuccio. Forse è lui quello che mi è venuto addosso. Ha lasciato cadere questo, mi sembra familiare? È il ciondolo di Axel! Lo sapevo, si trova qui a Okinawa! Guardate com'è bruciato questo pallone, però! Deve essere diventato molto più forte in tutto questo tempo. Axel, sei lì dentro? Non risponde. Non possiamo nemmeno vedere qui dentro. Non possiamo nemmeno vedere dentro, quindi non possiamo sapere se Axel si trova qui. Vieni fuori, Axel, ti devo parlare! Tieni duro, Dora, arrivo a salvarti! Non ha capito nulla. Harley, dove stai andando? Vado dalla Dora a prendere la chiave per poter liberare Dora. Ok. Ma non è stata rapita! Harley, quando ci si mette a un gran testone, è impossibile fargli cambiare opinione. Potrebbe anche stendere dal donatore per prendergli la chiave, in questo stato. Aiuto, sento puzza di bruciato. Correte lì dietro, fate in fretta. Io rimarrò qui con Dora a fare la vedetta. Va bene, aspettaci qui, Cadence. O Cadence. Non lo so. Perché Cadence è più italiano, Cadence invece è proprio inglese. Ah, non è ancora arrivato. O ha già preso la chiave. Ah, Harley, sei tornato! Ah, siete voi, mi avete spaventato, temevo che Harley fosse tornato. È arrivato qui come un ciclone, blaterando a proposito di una qualche chiave, faceva spavento. E lei gli ha dato la chiave? Certo che gliel'ho data, ci tengo alla vita, sapete? Oh no, l'abbiamo mancato per poco. Potrebbe essere già tornato al faro. È vero, forza, muoviamoci, questa è la nostra possibilità di parlare con Axel. Ma è necessaria questa scenetta? Eccoci qua, è aperta. Perché ha lasciato che fuggisse Dora? Barabum, barabum, barabum. Dora ci ha mentito, è evidente. Se lui è davvero membro della Raimon, perché ha paura di mostrarsi alla gente? Ecco. Basta chiacchiere, vado a cercarlo. No, non te la permetterò. Ah, ehi, Dora, non ti facevo così forte. Harley, che succede? Il teppista con il cappuccio è scappato. Dobbiamo acchiapparlo, amico. Axel è fuggito. Da che parte? No, non puoi seguirlo. Dora, perché cerchi di proteggere questo tizio? Non l'ho mai detto a nessuno. Ma anche io sono quasi annegato in quel vortice una volta. Quel ragazzo mi ha salvata. Il suo tiro fiammeggiante è stato incredibile. Ti ha promesso che avrà ricambiato il favore. Ha detto che voleva un posto dove nascondersi e potersi allenare. Mi ha anche detto di non dire a nessuno di che era qui. Specialmente a quelli della Raimon. Un posto dove nascondersi... Qualcuno gli sta dando la caccia? Non lo so, non parla mai di sé. Perché non ce l'hai detto prima? Eravamo tutti preoccupatissimi per te. Ha ragione, dovevo dircelo senza esitare. Siamo amici, Dora, di noi ti puoi fidare. Mi dispiace. Dov'è Axel ora, Dora? Noi vogliamo solo aiutarlo, devo sapere perché ci ha lasciati. Mi dispiace, ha detto che non poteva ancora incontrarvi. Non ci può ancora incontrare, che significa? Non so... Ha solo detto che non poteva incontrarvi. Lo avvertivo ogni volta che eravate nei dintorni, dicendogli di nascondersi. Perché, Axel? Cosa non ci puoi dire? Siamo tuoi compagni. Mark. Non dovrei lasciare entrare nessuno in questa stanza, ma... Seguitemi. Ci siamo, ragazzi. Questa stanza. Sento che Axel è stato qui. Questa è la divisa della Raimon. Tiene molto a quella divisa, ma ogni volta che la guarda diventa molto triste. Voleva continuare a giocare con noi. Povero Axel. È molto gentile, mi trattava come se fossi la sua sorellina. Cos'è stato quel rumore? Quel vortice, il rumore è molto più forte ora. Ma il rumore è venuto dall'eruzione della Maritime Memorial! Cosa? Forse andiamo a vedere! Ti senti di venire con noi, Sean? Sì. Perfetto, andiamo. E mo' ragazzi... mo' viene il bello. Prima di tutto, questa è l'ultima partita contro la Epsilon. Secondo, mi scuso per il rumore di sottofondo, ma... stiamo ristrutturando. E terzo, Axel. Finalmente torna Axel. Anche lui sarà lì, lo so. Farebbe qualsiasi cosa per i suoi amici. Eccolo qua. Lina.
Non era eccolo. Eccola. Ah sì, è vortice. Vabbè sì, però c'è un motivo. Come ho fatto il vortice ad arrivare così vicino? È arrivato il momento, Raymond Eleven. L'ora della vendetta. Quella voce. Epsilon. Ho aspettato a lungo questo momento, Raymond. Ma non ho mai apprezzato tanto lo scorrere del tempo. Cosa ci fa l'Epsilon qui? Okinawa è il nostro campo di allenamento. Voi siete piombati dritti nel nostro territorio. È destino, è scritto che avremo una rivincita. Non ci credo, non si vogliono proprio arrendere, eh? Non ci chiamiamo più Epsilon. Abbiamo ricevuto un potere ancora più grande. Ora siamo l'Epsilon Plus. Epsilon Plus. Oserete affrontarci, Raymond? È stata la Genesis a ordinarvi di giocare contro di noi. Non abbiamo ricevuto ordine da nessuno di serie di Lord Vine e con lui tutta la squadra a affrontarvi in partita. Esatto. Voglio solo la soddisfazione di giocare un'altra volta contro di voi. Tutta quella tensione, quell'emozione mi ha fatto ribollire sangue. Vincere una partita del genere è il brivido più forte che si possa provare. Cosa? E noi dovremmo giocare contro di voi solo perché lei ti stuzzica? Dovrete giocare contro di noi perché se no saremmo costretti a distruggere un'altra scuola o due. Cosa? Valin, tu... Mark, no, è troppo pericoloso. Le possiamo affrontare, vero allenatrice? Mark? Beh, se non siete in grado di sconfiggere loro, non avrete speranze contro la Genesis. Non sottovalutateci. Grazie ai nostri nuovi poteri siamo alla pari con la Genesis. Quindi questa sarebbe Dalius Academy di cui tutti parlano. Esattamente. Mi danno i brividi, anche il vento dell'oceano hanno paura. Sono dalla tua parte, Mark, non lascerò che questi alieni interferiscano con le vibrazioni positive di Okinawa. Così mi piaci. Abbiamo la tua approvazione, allenatrice? Decidi tu, Mark. Allora è fatta. Squadra, prepariamoci. Battiamo di una volta per tutte. Va bene. Axel, so che ci guarderai giocare. E non solo. Pronto, Smith? Sì, è il momento. Mettete in moto il piano. Se funziona riusciremo a battere l'Epsilon Plus. Quindi non deludetemi. Chissà che sta macchinando, Victoria. Ehi, ho pensato che questo ti potesse servire. La maglietta. Gli ha dato la maglietta. Harley, Sean, Jude e Jack. Cosa ci fa Dvalin là davanti? State per vedere di cos'è capace la vera Epsilon. Dvalin non è affatto un portiere, è un attaccante nato. I tuoi tiri sono troppo potenti, però potrebbe vincere una partita da solo, non è divertente? È per questo che lo mettiamo in porta di solito per impedirgli di giocare da solo tutta la partita. Sembra che stiano tirando fuori i loro assi nella manica. Solo una squadra uscirà vincente dalla battaglia che sta per scatenarsi. Quando la polvere si poserà, sul campo resteranno solo i vincitori. Preparatevi a subire la sconfitta per mano della Epsilon Plus! Non vedo l'ora di vedere quanto siete migliorati. Avanti! Stavolta si gioca sul serio. Se questo Axel non dovesse arrivare, dovrò lavorare doppio. Lascia perdere Axel e gioca secondo il tuo stile. Hai ragione, grazie Jude. Ma qual è il mio stile? Giocherò come Sean oppure... Bella domanda. Voglio fare la provata. Vai, subito. Ci provo. Zell c'è che difende subito. Ok. Ah, Zell è in porta. Ah, c'è lei che lo blocca. Lui. Chiedo scusa. Basterà? Sì, basterà. Quanto pare. Mamma mia. Ehi. Qualcuno che blocca la palla? Ci ti pareva?
Ho paura. Potrebbe farmi gol? Ah no, meno male. Uff. Già stavo immaginando le peggio cose. Lascia fare a me, Sean, andiamo. Stai zitto, Eden, voglio giocare da solo, non ho bisogno del tuo aiuto. I tuoi compagni di squadra sono molto comprensivi, ti fanno giocare sempre nonostante i tuoi problemi. Cosa vuoi dire? Dai, Sean, è ovvio. Ciò che i tuoi compagni vogliono sono solo le abilità in attacco. Ciò che conta sono i gol. È questo che dobbiamo dare alla squadra. Non ha senso che tu scenda in campo senza di me, Sean. Ok, ora la palla l'avete voi. Mostrateci cosa sapete fare, sarà divertente. Devo farlo. Devo diventare Eden. Tormenta glaciale! Ma ce la farà? Con una mano? No, non è possibile! Un portiere in grado di fermare la tormenta glaciale con una sola mano! Ah, io che riponevo grandi speranze in questa partita. Se questo è tutto ciò che sai fare, Sean Frost, sei davvero inutile. Sono inutile quando sono me stesso. E sei inutile come Eden. Ma allora non servo a nulla. Chi sono io? Eh sì, bella domanda. Chi sei? No! Sean, che succede? Mark, non posso lasciarlo, è troppo rischioso. Lo metterò in panchina allora. Io. Sean, non avresti dovuto forzarti a scendere in campo. So che non possiamo aiutarti nel risolvere i tuoi problemi, Sean. Ma ti siamo vicini, non dimenticarlo. Per questa volta sarà meglio che resti in panchina, Sean. Vedrai che riusciremo a sopperire la tua assenza. Cos'è quel tipo? Metti Sean in panchina. Tutta tua, amico. Dicevo. Tutta tua, amico. Doppio calcio. Iperspaziale. Vai. No. Vai, Jude. Avete finito di cincischiare? Bene, ho una piccola prova per te, Mark Evans. Eccolo. Questa è fortissima. Non supererai il pugno di giustizia! Mark, no, non puoi farcela! Tieni duro, Mark, vengo ad aiutarti! La parata tripla. Yuhu, grandi, siete riusciti a fermarla! Cavoli, come riesci a tirare con questa potenza? Quel tiro, quelle onde negative, è proprio come il vortice. Precisamente, il vortice è un effetto collaterale degli elementi di Lord Valin. Quindi, sei stato tu a creare il vortice, non te lo posso perdonare! Non posso perdonare nessuno che manchi di rispetto all'oceano! Mark, tutto ok? Sì, sto bene, o almeno credo. Ce l'abbiamo fatta, entro siamo riusciti a fermare il tiro. Oh. Sì, l'abbiamo aiutato, ma Mark si muoveva in un modo decisamente diverso dal solito. Forse ho capito come seguire il pugno di giustizia. Ecco, una torsione così e... Mark! È inutile che Mark impari nuove mosse se provandole va a finire in ospedale. Già, saranno anche riusciti a fermare il tiro di Tvalin questa volta, ma non potranno reggerne molti altri. Cosa vuoi dire? La Raymond Eleven non si sarà mica già arresa. Alzatevi e lottate! No! Entra nell'Arius, Axel. Ci sarebbe utile qualcuno col tuo talento. Sai, se tenessi veramente a tua sorella, smetteresti di presto di fare inutile resistenza. Teniamo d'occhio tua sorella, Axel, prova a fare il furbo e... Ah già. Si è alzato!
Ehi, Mark, fermati, fratello! A stento ti reggi in piedi. Mentre fermavamo il tiro di Dvalin, credi di aver capito il segreto del pugno di giustizia. Mi serve solo un'ultima possibilità. Non arrendiamoci! Aia! Ah, Mark! Ehi, bomber di fuoco, tu ti consideri un amico di Mark, giusto? Invece di stare a guardare, perché non vieni ad aiutarlo? Non ti importa più niente di lui? La Kirkwood ha perso la finale perché tu sei scappato via. Non ti perdoneremo mai, codardo! No! Axel, certo che gli importa, verrà. Oh, fiducia in lui. Non mi aspettavo che aveste ancora la forza di parlare, credevo l'avessimo fatta finita con voi. Ti sbagli, non è finita! Forza, Jude, lascia perdere. Non sono buoni neanche come bersagli mobili. Mark! Si è rialzato. Non è finita! Proprio come quella volta. Axel, i tuoi tiri sono fenomenali. Mi piacerebbe molto giocare a calcio con te. Se ti unissi a noi saremmo una squadra fortissima. Forza, Axel, giochiamo a calcio! Sì, sì, è quello che voglio. Giochiamo ancora, Raimon! Quanto urlano i giapponesi, mamma mia! Giulia! Perdonami, non posso. Non ti preoccupare. Non posso più stare a guardare mentre i miei amici soffrono. Scusate se vi ho fatto aspettare. Già, sempre il solito ritardatario, eh? Ah, che bello! Axel! Che bello! Meglio tardi che mai. Mamma mia, ora sì che si fanno i grandi gol. Quindi questo è Axel Blaze. Wow, che personalità, che carisma! Quindi finalmente ti sei fatto vivo, il leggendario cannoniere Axel Blaze. Lord Dvalin aveva ragione, ti nascondi via Okinawa. Grandioso. Questo renderà il secondo tempo un po' più interessante. E lo speriamo tutti. Axel viene con te. Hey. Axel! Mark, io. Bentornato, Axel! Grazie. E così questo sarebbe il leggendario bomber di fuoco. Che fine avevi fatto, amico? Ne parleremo più tardi. Ora pensiamo a vincere. Hai ragione, Axel, concentriamoci sulla partita. Va bene, ragazzi. La strategia per il secondo tempo sarà passare la palla ad Axel. Ci penserà lui a fare il resto. Chiaro. Silvia, ti ricorda qualcosa? Sì, è proprio come la prima volta che Axel si è unito alla Raimon. Dobbiamo vincere questa partita. Ora torniamo in campo. Eh sì, torniamo in campo, ragazzi. La prima cosa da fare è passare ad Axel. Ok, ora sta per tirare Dvalin e Mark deve parare a tutti i costi. Axel Blaze, non vedo l'ora di scoprire il livello di evoluzione che hai raggiunto. Ma prima vi annienteremo. Mark Ivans, dì le tue preghiere! Eh? Il suo livello di evoluzione. Bravo Jack, stai migliorando molto! Ottimo lavoro, Darren! La tua mano insuperabile migliora sempre di più. Le mega tecniche non sono perfezionate. Pugno di giustizia. Evoluzione. Ma allora è questo che intendevi, nonno? Non che è impossibile perfezionare le mega tecniche, ma che sono in continua evoluzione e possono essere costantemente migliorate. Oh, state a vedere il mio calcio interdimensionale! Furia!
Io parerò questo tiro e passerò la palla ad Axel. Vai, pugno di giustizia! Ce l'ho fatta! Ho usato il pugno di giustizia e le mega tecniche si evolvono, l'ho appena dimostrato! Mark Evans ha messo in atto una nuova tecnica, è diventato ancora più potente! Ce l'hai fatta, Mark! Passa a me, Mark! Va bene! Ora tutti cerchiamo di servire la palla ad Axel! Cos'è successo? Ma no, no, ma no, 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 mamma mia! Mi sono rincoglionito. Sono tonto, sono un idiota. Sono un completo idiota. Mo vi spiego anche perché. Allora, sapete che c'è? Io, siccome sapevo già che Axel aveva la tormenta di fuoco, ho premuto T. Ma invece non è ancora stata sbloccata. La sblocca adesso, la sblocca. Eccola qua. E questa tecnica dell'anime fa vedere che Axel non viene preso e lanciato, ma viene praticamente il demone che esce dalla tormenta di fuoco lo appoggia sulle mani e poi lo lancia in aria, mentre qui lo prende e lo lancia in aria. È stupendo, molto più bello qui che nell'anime. Guardate. Stupendo. Voglio batterli, devo batterli, dicendo del mio corpo, brava la vittoria. Bel colpo, Axel. Axel, qualcosa non va? Mi dispiace, Giulia, mi dispiace tanto. Axel, ascoltami. Non è motivo di preoccuparti per tua sorella. Prima la sorella della Lux Academy, ora è al sicuro. Cosa? Dice sul serio? Sì, sono appena stata contattata dalle Secret Service. L'hanno portata in un posto lontano dall'occhio indiscreto della Lux Academy. Tua sorella era sorvegliata. Cosa c'è sotto, Axel? Ne riparleremo più tardi, quando Blaze farà una bella lezione a quegli alieni. Grazie. Ma ora Axel è uno scoppio di energia. Ora Axel ha poca energia. È finita. La Raimon vince anche questa partita. Oh, turbina rotante aumentata di livello. Ed ecco fatta. Oi, hey, hey. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Eccellente, Raimon Eleven. Ancora una volta la vostra abilità ha superato le mie aspettative. Vi odio con tutte le mie forze. Ma poche cose mi fanno sentire vivo come giocare contro di voi. Ho persino iniziato ad apprezzare il calcio. È stato il più sorprendente e imprevisto nei miei piani. Valin. Guerrieri dell'Epsilon, mi ascoltate? Sì, Lord Valin. Non possiamo più tornare dal nostro signore, ma continueremo a venerarlo ed acclamare la grandezza della Lux Academy. Lunga vita alla Lux Academy! Lunga vita alla Lux Academy! Arrivederci, Raimon Eleven! Valin. La prossima volta che ci incontreremo sarà divertente giocare a calcio insieme! Ma ora, le cose davvero importanti. Eccolo qua! Allenatrice, grazie. Che stai dicendo, Axel? Se non mi avesse mandato via, allora sarei potuto diventare uno di loro. Che significa uno di loro? Lasciate che vi spieghi. La sorella di Axel era in pericolo a causa dell'Alius Academy. Hanno detto che se Axel non si fosse unito a loro, le sarebbe successo qualcosa. Davvero? Un momento, sapevi che Giulia era tenuta d'occhio dall'Alius Victoria? Sì. Sapevo che qualcosa non andava quando Axel ha lasciato la squadra. Quindi ho chiesto a papà e a Secret Service di fare delle ricerche. Mi dispiace non avermi detto niente, ma non potevo parlare con nessuno
fino a quando i piani non fossero andati in porto. È vero, l'Alice voleva che mi unissi a loro. Speravo che se non gli avessi messo i bastoni tra le ruote mi avrebbero lasciato in pace. Ho pensato che se fossi partito non avrebbero avuto ragione di fare del male a Giulia. È per questo che hai sbagliato così tanti tiri durante la nostra partita contro la Gemini Storm. E che ha lasciato la squadra senza dare spiegazioni. E lei sapeva tutto questo, allenatrice? È per questo che l'ha mandato via? Quindi pur di salvare Axel, e Giulia non si è preoccupata che noi la odiassimo. Dopo aver lasciato la squadra, ho viaggiato da sola e ho continuato ad allenarmi. Non potevo pensare ad altro se non a come recuperare Giulia dalle grinfie dell'Alius. Sei uno stupido! Mark, perché non ci hai detto nulla? Siamo amici oppure no? Sopportare tutto questo da solo? Io... Mi dispiace, Mark. Allora, Axel, come ci si sente ad essere tornato nella Raimon dopo tutto questo tempo? È grandioso. Vieni, Axel, andiamo ad allenarci. Voglio vedere un'altra volta la tua tormenta di fuoco. Ma come, Mark? Abbiamo appena finito la partita, ci meritiamo un po' di riposo, no? Non sei cambiato, Mark? È come se non fosse... Non ce la faccio, quella è stata troppo stupida. È come se non fosse successo nulla, i ragazzi sono così semplici. Cosa? Non è certo una novità questa, Silvia. Quindi è andata così, ho capito bene? Sono tutti migliorati tantissimo, non trovi, Axel? E le mega tecniche sono ancora più forti delle nostre tecniche speciali. Mega tecniche? Oh già, non ne sei nulla. Le mega tecniche sono spiegate nel quaderno segreto di mio nonno. Oh giusto, e il quaderno segreto è un quaderno che aveva lasciato a Fukuoka. Mark, calmati, abbiamo tutto il tempo. Hai ragione. Anche tu sei diventato molto più forte, Axel. Sì, Okinawa è un bellissimo posto per allenarsi e tornare alla natura. Restare da solo, tuttavia, mi ha veramente insegnato quanto è importante l'amicizia. Sul serio, suppongo che succederà a tutti di vivere dei momenti difficili. Ma deprimersi non cambia niente, vero? Bisogna provare ogni cosa. Si vive una volta sola dopo tutto. Axel, vado ad allenarmi. Ho una gran voglia di giocare a calcio ora. Mark, c'è sempre un'altra onda. Che gran bel modo di dire. Non cambia davvero mai. Ma qualcosa è cambiato. Sembra che il cielo si sia schiarito in qualche modo. Ehi, Axel, ti posso parlare un momento? Certo. I tuoi tiri sono fenomenali. Non mi meraviglia che Kevin abbia una così alta opinione di te. Ora come ora sono un difensore, ma un giorno vorrei essere un attaccante, proprio come te. Ehi, aspetta. Axel Blaze, io ti sfido. Stabiliamo una volta per tutte chi è il vero attaccante perfetto. Scusami, non mi interessa. Hai paura, eh? Mi fai tristezza. È come se tu fossi prigioniero, in un certo senso. Mi piacerebbe giocare contro di te, ma dovrebbe essere il vero te stesso, quello che tu hai dentro. Wow! Parole forti. Mi chiedo cosa stia pensando di fare l'allenatrice per convocarci tutti quanti così all'improvviso. Non importa, ma cosa ci fa qui questo buffone? Da oggi Harley è ufficialmente un membro della squadra. Sì, amico, questo è quanto. Sono felice di essere qui, ragazzi. Sei sicuro di voler venire con noi? Pensavo che tu volessi proteggere Okinawa. Infatti, fratello, è per questo che voglio sconfiggere l'Arius. È il modo migliore per proteggere tutti. E comunque ci penseranno Cadence e la squadra a proteggere la Maritime Memorial mentre sono via. Cosa? I tuoi dati, Harley, sei più vecchio di tutti noi. Ah sì, pensavo di avervelo detto. Sei più vecchio? Non avevo avuto amici più vecchi di me. Tranquillo, Mark. Ci siamo trovati benone, quindi continuiamo così, d'accordo? Beh, ok. Benvenuto nella squadra, Harley. Grazie. Ha 17 anni. Oh, allenatrice. Ci siete tutti? Bene, ascoltatemi. Abbiamo scoperto il quartier generale dell'Alius Academy. Partiamo immediatamente. Cosa? Il quartier generale dell'Alius? È nella foresta del Monte Fuji, probabilmente anche la Genesis si trova lì. Quindi preparatevi bene. Il loro quartier generale. Tutto così all'improvviso. Mi chiedo se l'allenatrice... Nel frattempo...
Ho sentito che hai perso di vista la sorella di Blaze. Hai perso l'unico strumento che avevamo per tenerlo in pugno. L'unico modo che avevamo per costringerla a unirsi a noi. Sono desolato, signore. Quando ho raggiunto il luogo i miei uomini erano già stati messi fuori combattimento e non mi interessano le tue scuse. È stato un tuo errore, Wiles, te ne rendi conto, vero? Sì, signore. E ora Torch ha risaputo i tuoi ordini ed è sparito chissà dove. Mi deludi, Wiles. La prossima volta la Genesis sconfiggerà la Raimon. Fai in modo che accada se vuoi dimostrare di essermi ancora di qualche utilità. Capisco, signore. Tanto lui sta attuando il suo piano. Non importa. La sorella di Axel non ha nessuna importanza. Hanno già perso qualcosa che è molto più importante. Sì, è vero. Siamo finalmente arrivati al quartier generale dell'Adios. Forza, mettiamocela tutta e vinciamo questa partita. Scopri come andrà a finire nel prossimo capitolo, La minaccia della Genesis. Questo è lo spirito della Raimon. Wow, ragazzi, wow. Taram. Sì. Ma... Oh cielo, che capitolo. Mamma mia, ragazzi. È stato davvero un bellissimo capitolo. Axel è tornato, Harley è entrato in squadra, la squadra ha completo, ho anche reclutato Saggy, ci parli due volte e ti viene in squadra. Così semplice, semplice. Davvero, davvero bello, davvero interessante, davvero intenso. Il prossimo capitolo sarà il penultimo, dove affronteremo e sconfiggeremo la Genesis. E poi, l'ultimo capitolo è qualcosa di fenomenale. Ma ci sarà tempo per affrontarlo, c'è un tempo e un luogo per ogni cosa, ma non ora. La famosa frase del professor Oak. Quindi io, Cugio, vi ringrazio come sempre per aver seguito anche questo video. In descrizione, come sempre, link per Twitter e anche per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, domani con un nuovo video. Bye bye!